ANSA Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Esattamente 2 mesi dopo il tentato ammutinamento con la marcia dei suoi miliziani su Mosca, cala il sipario su Yevgeny Prigozhin e sulla sua sfida al Cremlino. L'ex galeotto, diventato miliardario, eroe della Russia per le battaglie in Ucraina e poi ribellatosi al potere di Vladimir Putin, è morto quando il jet privato su cui viaggiava si è schiantato ieri tra Mosca e San Pietroburgo. Abbattuto dalla contraerea di Mosca, cioè dai traditori della Russia, denuncia il canale Telegram vicino alla Wagner Grey Zone, secondo il quale anche all'inferno Prigozhin resterà il migliore. Non sono sorpreso, ha detto il presidente americano Joe Biden. Non c'è molto di quello che accade in Russia in cui Putin non sia dietro, e anche Kiev punta il dito contro il presidente russo. È ovvio che Putin non perdona nessuno, ha affermato il consigliere presidenziale Mikhailo Podolyak. I servizi d'emergenza hanno riferito che a bordo dell'aereo c'erano 10 persone, 7 passeggeri e 3 membri dell'equipaggio. Nessun sopravvissuto. Il jet è precipitato nella regione di Tver. Grey Zone ha diffuso un video in cui si vede il velivolo cadere verticalmente mentre dalla carlinga si sprigiona un denso fumo. Le ultime immagini di Prigozhin risalgono al 21 agosto, quando sempre Grey Zone aveva diffuso un video in cui il capo della Wagner affermava di essere in Africa e diceva che proprio là la Wagner continuava a svolgere i compiti assegnati. Ieri invece l'agenzia statale RIA Novosti ha confermato che è stato rimosso dal comando delle forze aerospaziali russe il generale Sergei Surovikin, dopo che negli ultimi 2 mesi erano circolate voci mai confermate di un suo siluramento e addirittura di un arresto per un presunto sostegno al tentato ammutinamento della Wagner.